Ave bei bambini, sono Larus, eccomi qui su Attila, Total War Age of Charlemagne. Allora, nell'ultima puntata abbiamo dichiarato guerra ai grandi ragazzini del Taifa di Saragozza, abbiamo preso la città di Oviedo e di Santander. Allora, stiamo assediando la città di Saragozza e al momento la nostra integrità è piuttosto buona, anche se sta calando. Ma non dovremmo aver troppa paura perché comunque una ribellione sembra piuttosto lontana. Direi, a Saragozza ci conviene fare delle macchine d'assedio, che possono essere sia una torre mobile leggera, sia un ariete leggero. E se possibile, delle scale a pioli non mi servono tanto, però comunque queste due cose qui mi possono servire abbastanza. Del resto, c'è il nemico che ricordo che sta sulle coste, almeno il nemico della Provenza, che non si sa che cosa vuole fare di preciso, però sta sulle coste. E del resto, che cosa si può fare? A Cartagena o in giro per il mondo possiamo migliorare effettivamente delle zone. E direi miglioriamo le province che hanno problemi di cibo. Abbiamo Oviedo che ha problemi di cibo al momento. Qua metterà il cibo grazie alle risorse di sale, però preferisco fare una fattoria del maniero. Poi dopo non dovrei avere troppi soldi per fare altro. Sì, qua sto facendo già una fattoria del maniero. E a Toledo sto già facendo la fattoria del maniero, quindi in teoria tra due turni, tre turni, la situazione del cibo dovrebbe essere più o meno stabile. C'è la provincia di León, che manca la capitale, che è León, che la costruirò appena avrò un po' di soldi. Valencia manca una città, che è Palma de Mallorca, però vedremo di prenderla successivamente. Adesso facciamo un turno successivo. Allora, qua mi attaccano nell'assedio. E io direi, forse ho la forza necessaria per sconfiggere il nemico. E comunque se riesco a sconfiggere la sortita da parte del nemico, probabilmente l'assalto verrà molto, in maniera molto più semplice. Bisogna solo fare attenzione che ho visto delle nuove fanterie che sono i guerrieri. Non so come sono questi guerrieri, però si vedrà. Io ho tutte le carte in regola per vincere. Allora, il terreno è piuttosto piano. Noi abbiamo il vantaggio che c'è una bella artiglieria che posso posizionare subito dietro. E abbiamo anche un po' di arcieri. Eccomi qui. Allora, gli arcieri li posiziono davanti in posizione allargata. Dopodiché dietro voglio mettere dei lancieri, così a minchia. Dietro la fanteria andalusa. E ai lati voglio mettere queste fanterie qui che mi serviranno successivamente. I cavalli leggeri li terrò a parte, ma i cavalieri pesanti li terrò nella formazione definitivamente. Il generale mi servirà invece dietro. Ne abbiamo poi anche un'altra fanteria che mi servirà qua dietro. E vediamo un attimo che cosa si può fare. Il nemico non c'è ancora individuato la nostra posizione. La cavalleria leggera ci servirà principalmente contro gli schermagliatori del nemico. O anche i predatori berberi, queste truppe qui. Il nemico si avvicina. Sono più o meno truppe sacrificali, se proprio vogliamo dire. Che vanno bene per attacchi rapidi alle spalle alle truppe leggere. Ovviamente non posso reggere il conflitto con uno con delle truppe un po' più pesanti. Qua vediamo che il nemico inizia subito a posizionarsi. Non ha truppe particolarmente potenti, tuttavia di numero è molto maggiore, quindi bisogna fare un attimo di attenzione. A me qua preoccupano i frambolieri non più di tanto, perché i miei arcieri sono corazzati, ma gli schermagliatori come sempre preoccupano non poco. Ci sono sempre i miei arcieri che possono effettivamente fare un po' di danni, però almeno sul fianco sinistro utilizzerò la mia cavalleria che andrà a fare un attacco successivamente. Sul fianco destro utilizzerò magari l'altra cavalleria che riuscirà a fare qualcosa, però anche sul fianco destro ci sono solo dei frambolieri, quindi non sembra così drammatica la situazione. Facciamo un attimo un attacco rapido per vedere se almeno posso rallentare il nemico. Inizio a sparare i primi colpi con l'artiglieria. Artiglieria, insomma. Passatemi il termine. Così almeno il nemico si allarga un po' nella formazione. Al momento non voglio che le mie unità facciano dei tiri inutili.
qua mi ritiro. Mi ritiro nell'attacco. Oh merda, qua vogliono proprio inseguirmi di brutto. Qua spostiamo la nostra cavalleria per far fuori i predatori berberi. Oh merda, qua ci vogliono inseguire. Oh merda. Ciao ciao, one. Qua iniziamo a fare subito fuoco con gli arcieri. E concentriamoci contro effettivamente l'altra fanteria del nemico. Voi scappate via verso l'infinito. Oh mio Dio, quella cavalleria lì è un po' persa. Qua posso fare però un bel attacco a queste truppe. Qua posso posizionare davanti un po' le altre mie truppe. Mi ritiro un attimo. E qua posso bloccare la maggior parte dell'unità del nemico. Detto questo, attacchiamo le spalle gli scremagliatori che mi stanno dando un po' di problemi. E qua c'è della cavalleria piuttosto pesante. Che qua. Oh mio Dio, non so cosa fare contro questa cavalleria. Posizioniamoci e cambiamo un po' la formazione. Oh merda, qua sto sparando alle mie truppe direttamente. Voi sparate via a queste unità. Del resto, altra cavalleria che può giungere nella zona ci può essere, quindi devo sempre tenere un po'. Speriamo che non facciano troppi danni. Oh mio Dio, no, sì, qua faranno danni. Merda, qua ho fatto un bel colpo, un colpo a merda, come mi piace dire. Qua c'è cavalleria leggera berbera, quindi dovrei vincere nello scontro con la cavalleria, invece qui c'è cavalleria un po' più pesante. Proprio termine tecnico, cavalleria un po' più pesante, la chiameremo così. Poi l'artiglieria deve sparare un attimo contro il nemico, contro il generale nemico, nello specifico. Qua mi hanno fatto fuori invece quello che resta della mia cavalleria un po' più interessante. Termine tecnico è sempre cavalleria un po' più interessante, ricordo. Qua riesco a colpire il generale che sta in prima linea direttamente. Facciamo una piccola cosa. No, non volevo selezionare te. Devo selezionare te, caro mio. Vediamo di fare un colpo e uccidere direttamente il generale nemico, se è possibile. No, ma mi sa che non arriva. Forse sì. Pam, vedi come riesco a ucciderlo. Allora, qua sta andando bene lo scontro. Sta andando piuttosto bene. E qua, sì, riesco a far ritirare in generale tutte le truppe che stanno arrivando. E qua soffermiamoci invece sul generale del nemico. Qua. Pausa, pausa, pausa. No, minchia, perché devono sparare sempre i momenti più inopportuni? Allora, adesso sono rimaste più che altro truppe di cavalleria. Quindi, i miei lancieri devono formare una piccola muraglia contro il nemico. Questi lancieri devono tornare assolutamente in posizione. Gli arcieri, invece. Gli arcieri tornano qui. E voi, invece, posizionatevi. Allora, gli spadaccini mi servono più qua, che devono dare supporto manforte alle truppe, che si stanno oltretutto anche un po' ritirando. Qua sono riuscito a fare un bel colpo alla mia cavalleria in maniera piuttosto stupida. Attacchiamo i predatori berberi. Voi non sparate più perché sennò uccidete le mie truppe. Uccidete. E qua sta andando alla grande, almeno più o meno. Sta andando alla così così. Allora, sta andando alla e grande, devo dire. Qua c'è il nemico che si diverte a fare il coglione, il minchione contro le mie truppe e non va un cazzo bene. E allora,
Qua ci sono delle truppe che stanno pascolando dietro le mie, così a caso, perché si divertono. Qua spostiamo i nostri lancieri. Sono riuscito a pinzare invece queste unità di cavalieri, un po' stupide. Poi voi attaccate alle spalle, voi attaccate qui, voi divertitevi. E la battaglia dovrebbe essere più o meno vinta. Non sembrano esserci ulteriori problemi. Ecco, l'unica cosa, qui spostiamo le nostre truppe a fare un attacco alle spalle. Qua diamo manforte invece. E qua stanno facendo una ritirata di massa. Una ritirata di massa a massa Carrara. Allora, qua inseguiamo il nemico. Anche col generale. Che bello. Anzi, qua l'unica cosa che bisogna fare è attaccare alle spalle. Con il generale. Facciamo alza stendardo, giusto perché ci piace. E qua sto distruggendo i frombolieri, che non è un compito troppo difficile. Attacco alle spalle. Specie la fanteria andalusa che ci sta dando un po' di problemi. Ok, inizia a avere un po' di paura perché si ritirano le altre truppe nella zona. Ho avuto uno shock nel morale, fantastico. E le truppe si ritirano. Ritirata totale. Direi che va. Inseguiamo un attimo, va. Direi che così non va troppo bene. Mi conviene un attimo inseguire. C'è un generale qui, un generale qui, uno qui, uno qui. Ok. Velocità, velocità. Intanto tutte le altre truppe che stanno sparando, non sparate più, perché sennò si rischia di fare minchiate. Però effettivamente sono così sparse che sarebbe una perdita di tempo. Quindi termina battaglia. Allora, abbiamo perso le due unità di cavalieri pirla. E facciamo a ruolo i guerrieri che ci serviranno nell'assedio. Così, Saragozza ha perso diversi generali. È stata una battaglia bella, impegnativa. E solo che qua dobbiamo fare due cose: o attaccare subito la città, che mi viene difficile, o reclutare mercenari. E direi che reclutare mercenari forse è la cosa più saggia che si può fare in questo momento. Cavalieri specie. Unità da imboscata ispanica, questa sembra figa. Abbiamo adesso un casino di guadagni, un casino di introiti. E ho altre truppe, mi ricordo, che stanno venendo dal nord, dalla provincia di León. E non so, posso prendere la città di Bayonne, che ho detta anche Bayonicol, oppure spostarmi a Pamplona. Spostarmi a Pamplona forse è la scelta migliore, perché così posso accerchiare il nemico. Comunque, qua nell'assedio mi conviene combattere, perché comunque probabilmente faranno un altro attacco, e questo attacco non so se andrà troppo bene. Ho bisogno di unità di supporto che mi possono dare una mano in questa zona. Non so che cosa farà il nemico intanto nella costa, e il gioco si diverte intanto a laggare. Non so che cosa vuole fare il nemico nella costa, perché se fossi... Madò, quanto è bello questo gioco. Se fossi completamente certo di quello che vuole fare il nemico, io magari... Guarda, avrei meno paura nello spostare le truppe, però... Adesso, non è che ne sono tanto convinto. Tanto queste truppe qui mi servono più a nord, non mi servono lì. E qua piuttosto io avvicino, perché comunque ne ho bisogno. Ne ho veramente bisogno. Bisogno di truppe che possano dar manforte. Se intanto sbarcare non sbarcano, è una cosa piuttosto certa. E vediamo un attimo che cosa capita. Facciamo un turno successivo. E Abdallah ha bisogno di fare qualcosa. Fai pensatore e burocrate. Siamo a posto. Aia. Qua arrivano con un bel po' di truppe. E qua non posso farcela. Li devo ritirare. E mi sa che mi inseguono. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia.
Non me l'aspettavo tutte queste truppe qui. Vabbè, gente, vedremo che cosa farà nella prossima puntata. Intanto sta arrivando un'altra mia armata da sud. E vedrò che cosa fare invece con quella. Ci sentiamo, da Laro è tutto. Ciao, ciao.